Radio Radicale, siamo con Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, per ricordare Domenico De Masi, il sociologo studioso che è scomparso qualche giorno fa. Allora, io e molti altri, insomma, io in questi giorni abbiamo parlato molto di qui a Montecitorio della scomparsa di De Masi. Tutti avevano un buonissimo ricordo di lui e della sua pacatezza e del suo modo di riuscire a confrontarsi con tutti. Allora, chi era il padre del reddito di cittadinanza che aveva cercato, insomma, di sostenere nel suo spazio da indipendente la crescita di questo movimento che è stato il Movimento 5 Stelle? Ma Mimmo è stato innanzitutto un grande studioso, una persona geniale e una persona molto allegra. Ecco perché anche abbiamo questo bel modo di ricordarlo, anche la cerimonia che è stata fatta ieri a Piazza di Pietra nel Tempio di Adriano. È stata una cerimonia funebre perché, come dire, era attorno purtroppo alla bara. Ma è stata una cerimonia che ha messo al centro un richiamo continuo che Mimmo faceva alla felicità. Lui è stato più che altro il sociologo della felicità, poi anche del lavoro. Basti pensare al tema di non bisogna lavorare, non bisogna vivere per lavorare, ma lavorare per vivere. E quindi il tema sempre della modalità che lui ha sempre avuto positiva da questo punto di vista di un approccio bello alle cose della vita. Io poi l'ho conosciuto molto prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, lo nominai presidente del Parco Nazionale del Cilento, dove è stato brevemente nel 2008, ma ha lasciato una memoria, come dire, incredibile, indelebile. Poi, essendo un gran signore, fece una lettera alla mia successora, la ministra Prestigiacomo, dicendo: io gradirei di avere anche il vostro supporto. Quelli ben fecero, protocollarono questa lettera di educazione come fossero dimissioni, e lui questa cosa, devo dire, si rammaricò perché non era un bel modo di trattare una persona che già a Ravello aveva iniziato un lavoro molto bello che poi lui ha continuato facendo un grande lavoro con l'auditorium e quindi ha fatto tante cose nella vita. E tanto, basti pensare alla bellissima dichiarazione di Lula, che ha commentato la figura di De Masi dal G20 dell'India, quindi devo dire veramente un grande personaggio. Poi il tema del reddito di cittadinanza è legato in realtà alla sua azione di visionario su come si stava trasformando il lavoro. Tant'è vero che noi, come rete Ecodigital, che io ho avviato per sostenere soprattutto i giovani nella transizione ecologica e digitale, faremo e dedicheremo a Mimmo dei corsi e delle iniziative legate al suo ultimo libro, che era quello sul lavoro intelligente. Cioè lui è stato quello che ha discusso da prima dello smart working, ben prima che il tema fosse quello della pandemia, perché era giustamente un sociologo e uno studioso. Quindi capire che andiamo verso una continua meccanizzazione, oggi direi digitalizzazione del lavoro, e che quindi tu devi avere dei tempi del lavoro diversi, non puoi pensare come dire, alle 8 ore giornaliere, alla settimana tradizionale, quando è cambiato e sta cambiando tutto, e quindi il reddito di cittadinanza era figlio di quello che è diventato poi, anche a livello mondiale, il tema del reddito di base. Cioè dire, se non ci sono poi più i lavori, tu devi fare un reddito di base per le persone, visto che ci sono dei mega guadagni enormi da tassare, visto che sta cambiando tutto il mercato del lavoro. E quindi ha fatto quello che deve fare uno studioso vero. Non assecondare la persona di turno che ti chiede qualcosa. Quindi, ottima l'azione che ha fatto, ma non è mai stato iscritto al Movimento 5 Stelle. Lo ha sostenuto. Pensa che nel 2013, quando ci furono i primi eletti, lui era presidente del comitato scientifico della mia fondazione, della Fondazione Univerde, decidemmo di pensare di fare dei corsi nel 2013 per i neoparlamentari dei 5 Stelle che io avevo votato. Lui non lo so, non so se li aveva votati, ma comunque li riteneva un elemento fresco che però a cui bisognava dare esperienze, iniziative. Poi purtroppo, diciamo, la scuola che lui ha potuto fare ai 5 Stelle è arrivata solo con Conte dopo molti anni, però
ma fin dall'inizio lui aveva pensato a questa necessità di formare questi nuovi parlamentari che nascevano già all'epoca con dei temi, sì, come questo. Ecco, lui si era allontanato dal Movimento 5 Stelle recentemente, perché avevamo visto che lui, insomma, aveva fatto degli endorsement nei confronti della Schlein. Allora, io ho nell'impressione che ho avuto del passaggio che c'è stato nella scorsa legislatura, lui li ha seguiti fino alla fase dei facilitatori e poi forse ha mollato, si è allontanato, pur non essendo con tutti pienamente all'interno del Movimento 5 Stelle. C'era qualcosa che lo aveva deluso? Ma no, lui ha fatto, come dire, molte valutazioni e non è mai stato né iscritto, ma è stato sempre abbastanza vicino, certo. Perché poi dopo quell'esperienza lui è stato quello che ha dato una mano alla scuola che ha fatto Conte, certo. Tant'è vero che la cerimonia che abbiamo fatto a quel Tempio di Adriano, dove lui ha fatto proprio, come dire, ha aiutato, anche trovandogli la location, per essere chiari, il Movimento 5 Stelle, Conte in particolare, a questo rilancio. Quindi è chiaro che ha fatto delle valutazioni, ma questo è ovvio, credo, su una serie di scelte. Non credo che lui abbia potuto apprezzare l'alleanza con la Lega, essendo stato Mimmo sempre una persona sinceramente di sinistra, ma avendo sempre visto, ma come peraltro anch'io, la necessità che il Movimento 5 Stelle fosse un'occasione, diciamo, per rigenerare anche il resto del centrosinistra. E quindi, diciamo, le sue ultime dichiarazioni sono state molto interessanti. Cioè, lui ha sempre pensato che è un errore la divisione del largo campo progressista. Ha votato la Schlein, ma non sosteneva il PD, perché ne vedeva tutti. Però faceva parte di quel mondo che era entrata nel gioco delle primarie del PD e che aveva contribuito a questa svolta. Ma lui è sempre stato un intellettuale indipendente, devo dire. E quindi ha sempre creduto che ci fosse la necessità di un mondo progressista. Io l'ho definito, mi hanno attribuito da Repubblica il copyright, ho definito un simbolo del progressismo mondiale, ma perché uno che nel momento purtroppo del trapasso, che è stato per tutti un fulmine a ciel sereno, perché era una persona di grande vitalità e in poche settimane ha avuto una malattia gravissima ed è scomparso, però uno che ha una commemorazione che va da Lula a Giuseppe Conte, ti fa capire che è una personalità progressista mondiale. Lui aveva guardato con amarezza quello che stava succedendo con la fine del reddito di cittadinanza, con questa svolta a destra. Ma con amarezza, ma come con amarezza non può che vederlo chiunque pensi che devi andare avanti in politiche sociali più coraggiose. E che addirittura devo dire che questo sia una cosa progressista della sinistra, è così, ma in molti paesi anche una destra intelligente, attenta, in Germania anche la destra ha sostenuto il reddito di cittadinanza tedesco, che ancora esiste, quindi non è che in Italia è stata fatta una cosa strana che non esiste nel mondo. In Germania prendono un po' di meno, a quanto ho visto con l'aumento che hanno dato recentemente, ma c'è un reddito di cittadinanza. Certo. Quindi lui ha cercato di dare questo segnale e io credo che il grande tema del lavoro sarà un tema enorme, così come ha cercato di dare un segnale sulla creazione della cittadinanza attiva, accettando di fare la scuola, certo, di cittadinanza del Fatto Quotidiano. Anche lì è stato mettersi a disposizione di una causa ampia. Non c'è un suo sostituto, una figura di riferimento così importante, così strutturata culturalmente come lui. Noi abbiamo visto che ci sono stati dei riferimenti culturali di quest'area. Con la sua scomparsa, io non so qual è la tua impressione, ma io vedo un vuoto. Purtroppo lui lascia un grande vuoto, perché è una persona autorevole, ascoltata da tutti, anche da quelli che non condividevano magari le sue posizioni. E devo dire che io condivido quello che ha detto simpaticamente, in modo anche allegro, Travaglio, proprio, che ha detto: è morto troppo giovane. Cioè, può essere una persona di 85 anni, è morto giovane, sì,
E io infatti tutte le iniziative che facevamo come fondazione, lui è stato Lui era giovane. Lui è stato ai 15 anni abbiamo celebrato i 15 anni della Fondazione Verde, di cui lui era ed è ancora, adesso purtroppo no, il presidente del comitato scientifico, e io ai giovani nostri, under 30 della fondazione, ho detto: guarda, questo è l'ottantenne più giovane che conosco, perché aveva uno spirito anche troppo a volte trasgressivo, perché capitavano convegni dove io gli dicevo: Mimmo, ti prego, non insultare l'auditorium, perché lui prima tendeva a scioccarli e poi ovviamente spiegava i perché, però lo faceva sempre con questa verve, quindi molto vivo. Purtroppo persone come lui, anche con tutta la storia, le conoscenze, la sua capacità, non ne nascono frequentemente e non ha un erede o una erede. Però ha scritto talmente tanto e ha lasciato talmente tanta memoria anche visiva, visto che è stato molte volte in televisione, dappertutto, eccetera, che io credo che il suo pensiero può essere fortemente formativo e per le nuove generazioni, e spero che possa ispirare gli studiosi di oggi a capire che bisogna acquisire da lui un metodo, cioè quello di essere sempre curiosi di quello che sta succedendo e di cercare di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Io ho imparato da lui, per esempio, alcune sfide. Quando abbiamo lasciato la sfida a Roma sul trasporto pubblico gratuito, quella è una sfida di cultura alla De Masi, cioè di dire: ma è possibile che noi vogliamo cambiare tutto e non possiamo, come in alcune capitali si sta sperimentando, a dire il trasporto pubblico può essere gratuito come la scuola e come la sanità, perché è un simbolo che non si può toccare. Se vogliamo cambiare le nostre città, probabilmente in alcune parti dobbiamo fare il trasporto gratuito e progressivamente liberare le persone dalla schiavitù dell'auto, e nello stesso tempo, tra smart working e altre cose, pensare alla città del 2030. Se no, noi continuiamo a vivere in mezzo alla monnezza, con una città che non riesce a garantire nemmeno lo spazzamento, e guardiamo sempre alle modalità del passato senza progettare qualcosa di nuovo. Ecco, il segnale di De Masi è che questa grande capacità di essere sempre innovativo, e io ogni chiacchierata, ogni pranzo, ogni momento che ho avuto con lui, alla fine ne uscivo arricchito, perché lui ti aveva dato degli elementi nuovi. E la moglie raccontava che perfino nella difficile condizione al Gemelli cercava di capire come funzionava il sistema organizzativo sanitario anche in questi ultimi giorni. Quindi questa mente attenta a capire che cosa ti circonda invece che a ripetere frasi fatte, cosa che in genere vediamo invece nella politica, cioè si vediamo quotidianamente. Luoghi comuni. Bene, abbiamo provato a far capire agli ascoltatori di Radio Radicale, ci abbiamo provato, chi era Domenico De Masi, che un pezzettino. Speriamo di essere stati utili a qualcuno. Grazie Alfonso Pecoraro Scani. Grazie a voi.